L'amianto è un minerale la cui nocività era già nota da diversi anni e già nel 1906 erano stati scoperti questi effetti negativi che aveva sull'uomo. Poi altri studi anche in Inghilterra negli anni 70 avevano messo in luce la pericolosità. Negli anni 80 altri studi medici avevano evidenziato la correlazione tra morte per malattie asbesto correlate dovute appunto all'esposizione di fibre di amianto. Perché siamo arrivati nel 2012? Ecco, l'excursus è molto lungo, però sintetizziamo la cosa. C'era un discorso di odio amore nei confronti di questo minerale, perché questa fabbrica ha dato da mangiare a più di 3.000 famiglie di Prodi. Quindi già negli anni 80, quando si cominciava come associazioni ambientaliste, come cittadini, a capire, no, che c'era qualcosa che non andava, c'era comunque una certa resistenza anche all'interno della fabbrica, perché gli operai, il pezzo di pane era fondamentale per dar da mangiare a una famiglia. E quindi si diceva, ma no, non è vero. Poi gli stessi dirigenti della Fibronit a volte mangiavano anche le fibre di amianto dicendo che non faceva male, che problemi c'erano. No, guardate, sto mangiando un po' di amianto, quindi state tranquilli, è un allarmismo che non serve a nulla. E questa cosa è andata avanti finché poi l'Europa, la comunità, ha varato una delle disposizioni per cui l'amianto doveva essere bandito negli anni 90. A Broni siamo andati avanti fino al 93-94 a lavorare ancora l'amianto, perché si è stati gli ultimi e perché qui c'era il discorso dell'occupazione. Io vado avanti, l'amianto comunque, tanto quello che è stato respirato non c'entra niente, i tempi di latenza sono 30-40 anni, tant'è che il picco previsto per il 2025. Si incominciano adesso ad avere i dati significativi, perché prima del 2000 non c'era neanche un registro dei mesotelioma, non si sapeva neanche quante fossero le vittime. Dal 2000 in avanti si è scoperto che ce n'erano 40-45 all'anno, tanto per dirvi una cosa di più rispetto a Casale, perché Casale ha un numero di abitanti superiore, Broni inferiore, e quindi la quantità di morti è superiore a Broni. A Casale sono riusciti prima a intervenire perché hanno avuto l'appoggio delle istituzioni. Noi qui a Broni non abbiamo avuto l'appoggio delle istituzioni. Allora, come abbiamo fatto ad far emergere, diciamo, questa situazione che ormai era esplosiva, ormai era sotto gli occhi di tutti? Dopo il 90 si sapeva che era chiarissimo il fatto che l'amianto produceva morte, e quindi nessuno poteva negare questo fatto, perché è stato negato fino al 1989, tanto per intenderci, prima al 31 di dicembre. Dopo ho incominciato a dire, ma allora avevate ragione, allora c'è questa correlazione. Quindi abbiamo incominciato poi negli anni 94, 95, 96 a cercare di porre un freno alla produzione, ma c'era ancora gente che lavorava dentro, c'erano ancora dei macchinari. Poi hanno smesso di lavorare l'amianto, hanno lavorato degli altri materiali contenenti delle altre cose che non erano nocive, ma anche lì poi la produzione si è fermata. Poi come cittadini di Broni ci siamo resi conto che c'era una realtà qua, che voi vedete, immensa, dove l'amianto ancora produceva dei danni, perché le fibre erano disperse nel paese, e l'ex cementifera, adesso Fibroni, è nel cuore del paese. Quindi abbiamo incominciato a fare una campagna di sensibilizzazione che è durata dal 1999 fino al 2003-2004, quando poi anche la Procura ci ha dato una grossa mano e si è mossa, e siamo arrivati ai giorni d'oggi con il processo, dove vede appunto come 800 parti lese, però i morti sono di più, perché se consideriamo le morti precedenti possiamo giustamente parlare di 2000, quindi è una strage. Quindi ecco perché si parla di strage e di danno ambientale, perché non è solo la gente che lavorava all'interno della fabbrica, ma poi si è scoperto che le donne che lavoravano i panni, io abitavo i Via Eseguiti, adesso abito comunque di fronte ancora alla Fibronit,
in via Eseguiti c'erano le case della allora cementifera, dove gli operai arrivavano a casa e io vedevo le donne che lavavano le tute senza nessuna protezione, le stendevano, c'erano tutte le tute blu stese sui balconi, e questo era la cosa più normale che potesse esserci a Broni. Poi si è scoperto che anche le donne morivano, e allora si diceva: ma come mai, non ha mai lavorato in fabbrica? Allora poi si è scoperto che anche la portavano, cioè non c'era molta protezione in fabbrica, né tanto per gli operai né tanto quando l'operaio usciva dalla fabbrica, e quindi veniva il materiale veniva disperso anche nelle case degli operai vicino, anche quelli che abitavano vicino respiravano. In più la Fibroni dava gli sprighi gratis per fare il riempimento delle strade, dei cortili. Io ho giocato nel mio cortile con l'amianto, perché così era. Loro si liberavano dei manufatti rovinati, che per loro erano un costo, e noi avevamo il nostro cortile a posto. Ecco, diciamo, questo qui non era moralmente una cosa bella, quindi ecco perché il discorso di essere arrivati anche a Broni, di aver preso coscienza che l'amianto è qualcosa che ha ucciso e che il modo di produrre era una strage, ha provocato una strage, era un profitto, un puro profitto senza dare nulla in cambio alla città, perché poi sono spariti tutti, qui non ci sono più soldi. E tutto è ancora a carico dei cittadini, perché la modifica che è a carico dello Stato, quindi è a carico nostro. Quindi tutti questi anni siamo arrivati ad avere un processo che è anche un fattore morale, perché è vero che non ci saranno i soldi che ci sono al casale, però è anche un riconoscimento morale per tutti quelli che hanno lottato per vedere giustizia per le morti che ci sono state. Quindi una giustizia, secondo me, con questo processo dovrà esserci, perché 2000 morti non possono rimanere senza una pietra sopra per dire: avevate ragione, avete lavorato, avete speso la vostra vita, ma adesso noi, diciamo, andremo avanti con voi a lottare perché il lavoro non sia sempre solo un'imposizione da parte del padrone e il cittadino e il lavoratore non avere poi nulla in cambio e morire, perché oggi succedono queste cose. Quindi questa è anche una testimonianza che deve servire perché queste cose non debbano più succedere in futuro. Quindi questa è la grossa battaglia che a Broni abbiamo cercato di portare avanti, una battaglia di riconoscimento morale e una battaglia anche di esempio, come le cose non devono essere fatte in una certa maniera, perché altrimenti procurano delle morti. E oltretutto è anche un discorso stupido, perché poi c'è comunque un danno nei confronti dello Stato, sono sempre dei soldi, quindi è meglio prevenire piuttosto che non curare dopo, perché curare dopo non si può, perché a volte si muore di lavoro e per il lavoro.